Cambiare vita per ritrovare gli stimoli e la felicità è la storia di Gianna Gentili di Venturina Terme che vende coni a bordo di un'ape a tre ruote. L'ha incontrata Marco Madinelli. Gianna Gentili sembra uscita da un film degli anni 50 o 60. Con il suo ape a tre ruote vende gelato tra Venturina Terme, Follonica, Donoratico e Bolgheri. Voglio creare la sensazione delle persone che quando passo dicano: ma da dove è uscita lei? Cioè da che dimensione viene? E le voglio portare in quella dimensione, dove penso che le persone possono per pochi attimi stare bene insieme a me, perché comunque è una dimensione fatta di semplicità, di genuinità, di valori e di gusto anche. Per quasi 20 anni e fino a qualche mese fa, Gianna ha lavorato nella moda. Diciamo, durante il Covid, probabilmente la solitudine, l'isolamento, mi ha portato a un ascolto con coraggio di me, perché comunque prima ce l'avevo, ma mi mancava un po' il coraggio. Gianna si è resa conto che il suo lavoro nella moda non le dava più stimoli, così ha cominciato a sognare Gianna tutta panna. Il suo ape gelato lo visualizza, lo colora, disegna il logo e i propri vestiti e da un mese è un'altra vita. Sono felice, tanto, molto. È come se venissi premiata giorno per giorno per il coraggio che ho avuto, che per me era una cosa che avevo dimenticato, il coraggio. Ora la cercano non solo per eventi, compleanni o cerimonie, ma anche per nuove avventure imprenditoriali. È stato anche proposto di fare franchising del tipo tante piccole api Gianna tutta panna. Mi è stato proposto di entrare in dei canali per degli eventi importanti e vediamo, non lo so cosa accadrà.